Ci troviamo in provincia di Varese, a Sesto Calende, a pochi passi dall'aeroporto internazionale della Malpensa. Bene, qui si trovano degli stabilimenti che hanno fatto la storia tecnologica italiana e non solo. Negli anni 30 l'Italia era considerata la numero uno al mondo dal punto di vista aviatorio. L'Italia aveva la più grande flotta aerea del mondo e la maggior parte degli aerei venivano costruiti proprio qui, negli stabilimenti della SIAE Marchetti. Questi che vedete intorno a me sono ormai degli edifici in disuso, ma che raccontano una storia importante, una storia di una tecnologia avanzatissima. Si potevano considerare un po' la NASA dei nostri giorni, del tempo. Infatti, pensate, qui c'era addirittura una galleria del vento, la prima galleria del vento, per il test e le prove delle eliche. E si pensa proprio per questo che, in virtù dell'avanzatissima tecnologia che qui veniva espressa, quell'oggetto misterioso atterrato qui vicino forse è stato portato in uno di questi hangar per essere studiato. Ma la storia naturalmente non è ancora finita, ci sono interessanti aspetti che adesso esamineremo. Siamo di fronte a un bunker dove si rifugiavano gli operai che costruivano le cosiddette macchine volanti. Bene, si sa che la Germania nazista ha costruito delle armi di distruzione di massa micidiali come le famose V1 o V2 e che poi lanciò su Londra, oppure si parla di studi sulla bomba atomica e ancora si parla dello studio di aerei a reazione che però, se guardiamo esattamente i passaggi storici, sono stati sperimentati per la prima volta nel 40 in Italia. Pochi sanno invece che la Germania nazista aveva anche studiato, elaborato e disegnato un particolare velivolo dalla forma tondeggiante, si chiamava V7. La lunga storia delle armi segrete naziste comprende anche un capitolo sulle V7, i rudimentali dischi volanti studiati fin dalla fine degli anni 30 dagli scienziati del Terzo Reich. Solo negli anni 50, dai pochi tecnici sfuggiti alla cattura, si è saputo che nei laboratori di Hitler si progettavano velivoli rivoluzionari. Prototipi di UFO nazisti vennero messi a punto, sembra, sia in una base nei dintorni di Praga che a Bratislava, al confine tra Slovacchia e Austria. Ma il passaggio dalla progettazione alla sperimentazione coincise con la fine della guerra. E quello che i nazisti non riuscirono a distruggere finì nelle mani dei sovietici o degli americani che lo usarono per i propri programmi di ricerca segreti. Ci troviamo a Sesto Calende, nel territorio dove qui c'era la Regia Aeronautica. Il luogo dove venivano collaudati gli idrovolanti, in particolare quei 24 idrovolanti più uno di riserva utilizzati da Italo Balbo per la trasvolata atlantica del 1933. Ma qui alla SIAE Marchetti non si progettavano e costruivano soltanto idrovolanti, ma in periodo bellico venivano fatti anche degli studi per aerei da combattimento, in particolare aerei senza pilota. Quello che più sorprende è che ci risulta anche che veniva studiata una bomba volante, un missile antilitteram. C'è una curiosa leggenda metropolitana che ricorre spesso qui a Sesto Calende. È curiosa perché è anche documentata, sostenuta da documenti che sono stati reperiti dal Centro Ufologico Nazionale. Parlo di UFO perché la storia narra di un velivolo di origine sconosciuta che sarebbe atterrato tra Magenta e Novara e portato proprio qui a Sesto Calende. Atterrata questa, diciamo, presunta astronave, si è stata portata negli hangar di Sesto Calende e studiata in modo da farne delle repliche, farne dei duplicati, tant'è che era considerata un'arma segreta. Questa storia, infatti, a detta dei testimoni dell'epoca, correva già appunto in tempo di guerra. Questo oggetto sarebbe rimasto a disposizione degli esperti per circa 10 anni, dal 1933 al 1943.
Poi un incendio avrebbe distrutto l'hangar dove si trovava, cancellandone ogni traccia. Siamo a Maderno, sulla riva sinistra del lago di Garda. Dietro a me una scuola, oggi scuola elementare, che era invece nel periodo fascista il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana. Ho dei progetti in mano, perché? Perché proprio qui a Maderno viveva un uomo, un ingegnere, che fece dei disegni particolari. Abbiamo qui i suoi progetti, dei disegni che ricordano gli attuali dischi volanti, ma al tempo non si parlava di dischi volanti, al tempo la parola UFO ancora non era conosciuta. È morto quest'uomo, ma parliamo della sua vita, lo facciamo con persone che hanno conosciuto la sua opera e vediamo insieme questi progetti. Allora, nel corso delle nostre confidenze, l'ingegnere DG mi fece osservare alcuni disegni che aveva fatto lui, erano relativi alla progettazione di un nuovo tipo di velivolo da lui appunto inventato, da lui appunto fabbricato durante la guerra. E questo velivolo lui lo aveva chiamato, mi pare, o Meteora o Disco Meteora, ora esattamente non ricordo più. Comunque si trattava di un velivolo di nuova concezione che stranamente, sottolineo stranamente, aveva la forma di un UFO. In precedenza lui ebbe a raccontarmi alcuni episodi della sua vita in pratica durante la guerra e mi narrò di avere lavorato all'industria aeronautica Breda qui di Milano e di avere partecipato ad una specie praticamente di gabinetto segreto giù a Roma, però di questo non voleva parlarne moltissimo. I progetti che abbiamo visto mostrano un disco volante terrestre perfettamente funzionante, è stato ricostruito sul principio dell'elica intubata, in pratica è un elicottero circolare e sappiamo che questo stesso prototipo che gli italiani cercavano di ricostruire, di costruire in serie a Vergiate, venne costruito fra il 1943 e il 1945 dai nazisti, che approntarono diversi modelli. Si chiamavano le V7 delle quali abbiamo accennato prima, ma con la fine della guerra e la Germania sconfitta, questi brevetti vennero in parte distrutti, in parte acquisiti dagli americani e dai russi che cercarono di svilupparli, ma senza alcun successo. Con il crollo del fascismo, il 25 luglio 1943, molte carte presero la via della Germania. Tra quei documenti c'erano anche gli studi del gabinetto RS-33. Probabilmente sì. Ed è così che forse le intuizioni sviluppate in Italia negli anni 30 vennero acquisite e sviluppate dai tedeschi per alcune delle loro armi segrete. Con l'arrivo degli americani la zona di Vergiate e Sesto Calende venne militarizzata, il progetto del disco volante fascista venne quindi abbandonato, addirittura era stato messo un veto sulla costruzione e sullo sviluppo dei nostri velivoli sperimentali, quindi da quel momento tutte le ricerche passarono negli Stati Uniti e l'Italia non poté andare avanti in questo genere di sperimentazione. Come è noto, le ricerche portate avanti dalla Germania sconfitta vennero acquisite dai vincitori, gli americani e i russi. Da lì partì la corsa allo spazio e alla conquista della Luna. Una storia che fino ad oggi mancava del suo vero inizio. Quello che vi abbiamo raccontato questa sera.